Si parte per Bologna. 3 hours later. Finalmente arrivati a Bologna. E adesso ci facciamo 20 minuti. Cioè mi farò 20 minuti a piedi e poi arriverò finalmente a casa di Jack. Mi occuperò subito il bagno perché mi sta pisciando addosso. Ed eccolo. Ciao. Ciao. Vieni, vieni pure, vieni. Questa è la sede di un centro sociale che hanno sgomberato un anno fa circa. Qua c'era un bellissimo murales che l'amministrazione di Bologna voleva tenersi, no? Per faccio andare via la gente, però mi tengo il murales, così ho preso due piccioni con una fava. E allora gli stessi che l'hanno fatto, gli attivisti di XM, l'hanno riempito di scritte, no? L'hanno modificato. E infatti vedi c'è la scritta, vedi, che ricorda la Ruspa. Così in questo modo una storia può venire raccontata, no? Ho fatto prima un giro, poi siamo andati a fare la spesa per mezzogiorno, abbiamo cucinato, probabilmente abbiamo mangiato alle 3 praticamente. Sì. E poi io mi sono addormentato sul divano, che sarà anche il mio letto. Quindi diciamo che ormai si sono fatte le 5 e mezza. L'ho già provato. Esatto, l'ho già provato. Dormire con... è comodissimo. Chiuso. È comodissimo. Perfetto. Così la prendo. Grazie. E niente, vabbè, adesso andiamo a fare un giretto, poi andremo a prendere Chiara e poi Ivo. Praticamente questa è la chiesa maggiore di Bologna e se vedi c'è una differenza, no, di mattoni, no? Abbastanza evidente di materiale, no? Usato per la costruzione. No, questo perché è stata interrotta a metà la costruzione perché erano mancati i fondi. Questa chiesa era nata per entrare in contrapposizione con la Basilica di San Pietro a Roma. Soltanto che il Papa ha comprato alcuni edifici laterali e ha impedito che la chiesa si allargasse troppo, no? Diventasse più grossa di San Pietro. E allora lì le costruzioni sono interrotte anche per mancanza di fondi. E infatti adesso poi quando andiamo dall'altra parte si vede proprio che sembra stata tagliata quasi. Ci sono delle è chiusa un po' in modo irregolare, ci sono delle finestre particolari. Uno di questi campanili. Facciamo finta che è quello. Praticamente a una certa, questo è tutto vero, ti assicuro. A una certa
si è fatta una guerra tra i modenesi e i bolognesi. Per un secchio. Per un secchio? Sì, perché apparteneva a qualche santo, comunque era una specie di reliquia. No? E ce l'avevano i modenesi e i bolognesi l'hanno rubato. E niente, l'hanno messo lì sopra sul campanile. E ci hanno fatto una guerra. Cioè proprio si sono scannati questo cazzo di secchio. Tutto marcio, tutto, capito? Era fatto bene, era vecchissimo. E ci hanno scritto anche un'opera sopra, si chiama La secchia rapita. È tipo basata, no, sulla una parodia dell'Iliade, che al posto di Elena c'è questo secchio che muove, no, grande popolazione. Gli umani sono pazzi. Divertente.